Progetto che insieme al MIUR di Salerno e della Basilicata stiamo portando avanti, perché già siamo partiti con l'altro progetto, quello della ricostruzione delle vie aeree in tutte le scuole materne, elementari e medie, che sta andando già avanti. Stiamo insegnando a tutti come comportarsi in caso di emergenza, ma questo progetto principalmente porta avanti un'altra idea, quella che insegnare ai bambini quando si trovano in difficoltà da soli a casa, con il nonno che sta male, con la nonna che sta male, che cosa fare, chi chiamare, 118 in caso di allarme sanitario, in quel caso sapere che cosa dire, sapere dire quello che vedono in quel momento, in modo da mandare la giusta ambulanza in quel caso sull'intervento, ma anche sapere di chiamare il 112 o il 113 se c'è in atto qualche altro tipo di attività vandalica, o se c'è un inizio di incendio chiamare il 115, se c'è un incendio boschivo chiamare la forestale e così via, perché il bambino recepisce bene queste cose, se uno gliele insegna lui le ricorda sempre e se le porterà avanti per tutta la vita. Il progetto partirà immediatamente dalle scuole di Salerno, ma andrà avanti per tutto l'anno scolastico. Per tutto l'anno scolastico, noi pensiamo di arrivare fino in Calabria, perché dovremmo farci a finire la Basilicata e poi iniziamo con le scuole della Calabria. Sull'esperienza del 118, del numero di emergenza, quante volte i bambini hanno chiamato? In genere hanno avuto difficoltà a spiegare cosa stava accadendo? Ma decine di volte hanno chiamato, perché è importante che la gente, molte volte i bambini, dicevano proprio quelle bambine, invece loro capiscono più degli adulti certe cose, insegnargli che cosa dire è importantissimo, perché così non rischiamo che venga mandata un'ambulanza senza medico, senza infermiere, in un arresto cardiaco dove c'è bisogno del medico rianimatore che deve poi defibrillare il paziente. Ma cosa importante è che i bambini recepiscono pure prima tutto quello che è il primo soccorso. Io quando andiamo nelle scuole e gli insegniamo il primo soccorso, io dico che sono più bravi degli adulti, perché riescono a recepire completamente in una forma notevole tutte le manovre rianimatorie da fare.